Oggi parleremo della Corea del Nord, quindi speriamo che non mi chiudano il canale. Prima di iniziare con questo video, come sempre, vi chiedo di lasciare un mi piace, commentare, iscrivetevi al canale se già non l'avete fatto, perché aiutereste veramente questo canale a crescere. Ci sono un sacco di misteri che si nascondono dietro la Corea del Nord, soprattutto per quanto riguarda la famiglia reggente. Questa famiglia, infatti, è avvolta da tantissimi misteri e non sappiamo realmente che cosa succeda ai membri che ne fanno parte. La storia di cui andremo a parlare oggi è quella di Kim Jong-nam, che era il figlio maggiore della famiglia reale e che sarebbe dovuto diventare il nuovo dittatore della Corea del Nord. E questo uomo praticamente era il più anziano di sei fratelli all'interno, appunto, della famiglia dei reggenti in Corea del Nord. Tuttavia, sembra che si sia sposato con un'attrice contro la volontà del padre. Sembra che poi sia andato anche a studiare in Europa, in particolare in Svizzera, fino al 1988. Questo uomo era più interessato comunque alla realizzazione di film che a seguire le orme del padre. Forse anche per il fatto che il suo interesse amoroso, diciamo, era questa attrice nordcoreana. Non ho mai visto nessun film, però da Wikipedia c'è scritto che è un'attrice. E è stato nel 2001 quando è stato arrestato per aver tentato di entrare a Disneyland con la sua famiglia illegalmente in Giappone. Illegalmente perché ha utilizzato un passaporto farlocco, diciamo. Sembrava che lui avesse utilizzato questo passaporto perché la sua famiglia era estremamente contraria al fatto che andasse a Disneyland e quindi ha utilizzato questo passaporto. E dal momento che il padre era contrario a tutto ciò, a seguito di questo fatto, sembrava sempre più improbabile che questo uomo sarebbe diventato il nuovo dittatore della Corea. Dal momento che, per quanto riguarda la dittatura della Corea del Nord, aziende come Disney sono troppo capitaliste e quindi non devono entrare in contatto con gli abitanti della Corea del Nord, in particolare i bambini. Facciamo un salto del futuro nel 2010, quando suo padre morì e quindi fu nominato il nuovo dittatore della Corea del Nord, Kim Jong-un. Quindi non lui, ma il fratello più piccolo. E sembra che da quel momento in poi il fratello maggiore sia entrato nella lista delle persone da far fuori di lì a poco da parte del fratello. Quindi, capito, il fratello sembra che abbia commissionato il destino del fratello maggiore. Nel 2012, comunque, ci sono molte voci che dicono che il fratello maggiore abbia inviato più e più lettere al suo fratello minore chiedendogli di risparmiargli la vita. Nel momento in cui il suo fratello minore è stato nominato il nuovo dittatore, ha tenuto un profilo basso e ha cercato di non fare nulla che andasse contro il fratello, anche perché, insomma, voleva vivere giustamente. E spostiamoci adesso al 17 febbraio del 2017, quando il fratello maggiore era stato avvistato in un aeroporto della Malesia dove stava viaggiando da solo. Sembra che comunque, essendo un membro della famiglia dei capi della Corea del Nord, quando viaggiano questi membri di solito si portano una serie di guardie del corpo. Tuttavia, questo Kim Jong-nam stava viaggiando da solo e senza nessuna guardia e sembra che avesse fatto questi viaggi più e più volte. E mentre era in questo aeroporto, come potete vedere da questo video che è stato ripreso da questa fotocamera, questa donna lo ha assalito da dietro e per qualche secondo, vedete, come potete vedere qui, lo ha preso, gli è saltato sulle spalle e non si sa che cosa abbia fatto. Tuttavia, di lì a poco sembra che lui avesse fatto qualche altro passo, si sia sentito male, si sia accasciato a terra e poi è stato dichiarato il suo decesso. E dall'autopsia è emerso che sono state trovate all'interno del suo corpo una serie di sostanze chimiche che lo hanno portato al suo decesso. E sembra che questa sostanza, quando entri a contatto con la pelle, entri all'interno proprio dell'intero corpo e nel giro di qualche minuto praticamente voi schiatterete così sul momento. La domanda è: chi c'era dietro tutto ciò e soprattutto chi ha commesso quest'azione, diciamo, in pieno giorno? Immaginatevi essere in un aeroporto, comunque io non so, però l'aeroporto penso che siano tra i posti più sicuri al mondo, o in teoria così dovrebbero essere, e pensate essere assaliti da questa donna, questa che vedete nelle immagini, e di lì a poco perdere la vita. E sembra che le responsabili di tutta questa faccenda siano state queste donne, una vietnamese e una indonesiana.
E sembra che tra gli altri sospettati ci sia stato anche uno di questi uomini nordcoreano. Questi uomini avevano avuto l'informazione che questo Kim Jong-un sarebbe arrivato in questo aeroporto il 6 febbraio. Tuttavia, sembra che siano riusciti a scappare dalla polizia prendendo un volo per un'altra nazione. Hanno scoperto dove si sarebbe trovato questo Kim Jong-un grazie ai social media, appunto, che usava Kim Jong-un, in cui sembra che siano riusciti a tracciare dove stesse viaggiando e si sono preparati per attaccarlo in questo aeroporto. Immaginatevi utilizzare dei social media e essere praticamente spiati da qualcuno che sta cercando di farvi fuori, è veramente una cosa macabra e triste. La cosa tra l'altro più sconvolgente è che quando queste due donne sono state prese, tutti erano sicuri che erano loro le due assassine, tuttavia hanno raccontato una storia veramente scioccante alla polizia quando sono state prese. Loro hanno detto che non sapevano nulla e pensavano di essere su una specie di programma in cui facevano gli scherzi, tipo Candid Camera, e che pensavano di doversi comportare così perché stessero girando uno show per YouTube, comunque con delle telecamere nascoste. E hanno detto che hanno ricevuto delle istruzioni da parte di questi quattro uomini che vi ho detto prima, quelli coreani che poi sono scappati in un'altra nazione, e hanno detto di comportarsi in questo modo e sono state pagate. Immaginatevi se uno vi viene a dire: guardate, organizziamo uno scherzo a qualcuno con le telecamere, eccetera, vai solo dietro e mettigli questa cosa alla faccia e poi si scopre essere tutt'altro, cioè assurdo. La promessa che questi quattro uomini hanno fatto a queste ragazze è che sarebbero andate in televisione e in più hanno ricevuto una ricompensa di $100. Le due donne, se voi le cercate, che erano due che tentavano di sfondare comunque nel mondo dell'intrattenimento. Entrambe hanno mostrato un interesse per la Corea e tra l'altro una ha anche partecipato a un programma per poter diventare un idol. Quindi diciamo che il loro profilo è in linea con la storia che stanno raccontando. Perché mai si sarebbero dovute comportare in quel modo? Perché mai avrebbero dovuto attaccare questo Kim Jong-un? Non avevano nessun motivo apparente. E sembra che tra l'altro questi quattro uomini abbiano invitato queste ragazze a uscire a cena e anche le hanno portate in un acquario per poter avere la loro fiducia. Tra l'altro, ragazzi, la fiducia è una delle cose più pericolose che potete dare a qualcuno. Sì, è vero, in questi giorni sto guardando What If su Netflix e quindi c'è sempre questa frase. Comunque è assurdo, capite? Perché voi immaginatevi incontrare qualcuno che vi dà un lavoro, magari boh, vi incontrate più volte e poi scoprite che in realtà tutto quello che vi ha raccontato era una bugia e vi ha trasformato da possibili debuttanti a assassine, cioè assurdo. Queste ragazze le hanno detto che le avrebbero dato questo baby oil che avrebbero dovuto spargere sulla faccia di questo attore. Praticamente questo Kim Jong-un, gli hanno fatto vedere la foto e gli hanno detto: questo è l'attore, vagli da dietro e spargili baby oil sulla faccia. E tuttavia, dopo questo fattaccio, le due ragazze sono state arrestate e sono state condannate per aver assassinato un uomo. La domanda è: quali erano le prove che le hanno incriminate? Loro si sono dichiarate innocenti. Immaginatevi la difficoltà di poter provare a una giuria o comunque a un giudice che voi siete innocente e raccontare questa storia assurda. Però sembra che sia proprio quello che è successo. Uno dei dubbi che è stato sollevato è: com'è possibile che queste ragazze stessero maneggiando una sostanza così pericolosa e sono riuscite a non subire conseguenze? La loro ragione è stata che subito dopo il fattaccio si sono andate a lavare le mani. Sembra che questo sia stato una delle ragioni che aveva permesso di salvarsi e non avere ripercussioni, pur essendo entrate in contatto con questa sostanza. Io, ragazzi, non sono uno specialista medico, però questo è quello che è emerso dalle dichiarazioni delle ragazze. E tra l'altro, a sostegno di questa prova, comunque, è che loro hanno continuato a dire che questo uomo, che sembrava molto ricco, coreano, praticamente le ha contattate, le ha dato dei soldi, le ha detto che avrebbero avuto una parte in questo programma televisivo. Erano delle ragazze che comunque volevano sfondare in TV, quindi diciamo che sulla carta tutto ciò sembrava una cosa da fare, perché no? E un altro dei motivi per cui tanti sospettano che queste ragazze realmente non sapevano che stessero maneggiando un'arma così pericolosa è il fatto che una delle ragazze si è toccata i capelli mentre aveva questo baby oil sulle mani. In realtà non era baby oil, sappiamo bene, però immaginate
immaginatevi se voi avete tipo una sostanza così pericolosa, sicuramente non vi andrete a toccare i capelli. Tuttavia ci sono delle altre cose che queste ragazze hanno fatto che sembrano un po' contraddire queste loro azioni. Per esempio, io mi immagino se siete in un programma come Candid Camera, magari non lo so, fate uno scherzo a qualcuno che è questo attore, come le hanno detto che sarebbe stato, e poi dopo comunque si va da lui, si sorride, si dice: ah, lì ci sono le telecamere, lì ci sono le telecamere, questo è uno scherzo. Mentre le ragazze subito dopo che hanno fatto questa azione sono andate subito in bagno a lavarsi le mani e poi sono andate a prendere un taxi all'aeroporto. Erano delle istruzioni purtroppo piuttosto particolari per un programma televisivo, se realmente fosse stato un programma televisivo, diciamo. E inoltre ci sono varie persone che dicono che comunque questa maglia con la scritta LOL sia parte del programma e che quindi realmente pensavano che era un programma, altri invece pensano che questo era uno schiaffo in faccia a quello che è successo e stavano ridendo per essere riuscite a completare questa missione. Inoltre, una delle due ragazze aveva un cellulare apposito che utilizzava per comunicare con questi uomini coreani e un'altra sim che non si era collegata al wifi dell'aeroporto, e anche questo sembra molto sospetto, come se stessero cercando di nascondere qualcosa. In seguito, comunque, la ragazza indonesiana è stata rilasciata grazie all'aiuto comunque del governo indonesiano, mentre l'altra ragazza è stata condannata a 2 anni e 4 di carcere, ma ha soltanto servito una parte della sua pena perché è stata rilasciata nel maggio del 2019. Ci sono stati anche una serie di altri coreani che sono stati arrestati, ma dal momento che non c'erano delle prove schiaccianti, sono stati rilasciati in seguito. Questi 4 uomini quindi non hanno subito nessuna pena. La ragazza indonesiana poi è andata anche in TV a raccontare la sua versione della storia e ha detto che questo uomo chiamato Will, che era quel ricco coreano, gli avrebbe detto che il programma avrebbe avuto più successo, avrebbe fatto parlare più di lei se lei avesse fatto un po' di overacting, quindi è per quello che lo ha afferrato in quel modo assurdo per farlo più divertente dal momento che pensava di essere in un programma televisivo. In ogni caso, ragazzi, non me ne intendo molto di questa storia, però Grace TV, di cui sto facendo comunque il video, ho preso il suo canale come fonte, ve lo lascio qui. Lei tra l'altro ha anche fatto un video bellissimo che vi consiglio di andare a vedere, in cui ha intervistato una rifugiata della Corea del Nord e in quel video ha raccontato un po' quello che è successo e ha avuto anche un'opinione di quest'altra youtuber. Sentiamo che cosa ha da dire. Penso che sia veramente difficile credere che non sapessero nulla di questa storia. Tuttavia, alla fine, questo non è la domanda più importante. Perché, tuttavia, il punto è che se anche sapevano di questo fatto, loro erano delle vittime in questa faccenda, sostanzialmente. E le uniche persone che dovrebbero essere accusate sono questi dittatori. E ragazzi, io sono d'accordo, perché comunque, al di là di quello che hanno fatto queste ragazze, che lo sapessero o meno, non è la cosa importante. La cosa importante e chi è veramente il responsabile che dovrebbe pagare sono chi ha commissionato questo, diciamo, assassinio. Questi sono i veri mostri in questa faccenda. Anche queste ragazze, sostanzialmente, se lo sapevano, erano consapevoli di quello che stavano facendo. Ma cosa ne sappiamo? Magari sono state obbligate. Se non l'avessero fatto, magari sarebbero diventate loro stesse dei target, capite? Quindi è una situazione molto difficile, soprattutto sono dei paesi, diciamo, con dei sistemi di governi molto diversi dai nostri. Quindi non possiamo sapere realmente che cosa sia successo. Ma la domanda è: perché? Perché questo dittatore vuole fare fuori questo uomo? Cioè, che motivo aveva? Perché voleva fare fuori il suo fratello? Ci sono una serie di opinioni sul perché di ciò, ma nessuno sa realmente quale sia il vero motivo. Sembra che questo fratello maggiore sia il pupillo dello zio che aveva delle idee un pochino troppo rivoluzionarie per quanto riguarda la Corea del Nord, e dal momento che era il suo preferito, diciamo, anche se questo suo zio è venuto a mancare, anche lui aveva delle idee simili e quindi volevano farlo fuori per evitare che queste idee si diffondessero. Altri complotti suggeriscono che invece non è stata la Corea del Nord a commissionare questo assassino, ma sia stato un'altra nazione che aveva delle altre agende. Alcuni addirittura dicono che sia stata la CIA in persona a commissionarlo. Questa teoria sembra alquanto assurda, perché fare fuori il fratello dal momento che non aveva più nessun potere all'interno comunque della dittatura della Corea del Nord? Altre persone invece sostengono che questa sia stata addirittura un finto assassino, che in realtà lui non sia stato realmente fatto fuori e che sia stato lo stesso Kim Jong-un a, diciamo, escogitare un piano per simulare la sua morte, così da poter essere libero dalla Corea del Nord.
Secondo questa teoria, quindi questo Kim Jong-nan è ancora vivo e adesso può finalmente vivere una vita libera. In ogni caso, quello che realmente è successo è un mistero. Nei mesi successivi, il presunto decesso o reale decesso, è iniziato a circolare online un video del figlio di Kim Jong-nan in cui diceva che spera che le cose in Corea possano cambiare e sembra che questo ragazzo adesso sia protetto dalla CIA o da non so chi di dovere, perché comunque diciamo che è in una posizione abbastanza rischiosa. Sembrerebbe. Diciamo che ci sono una serie di nodi in tutta questa faccenda che non sono stati risolti e molte persone si stanno chiedendo che cosa è realmente successo, anche se è una storia che è successa qualche anno fa. Fa ancora molto parlare. Molte persone sostengono che queste due donne non hanno ricevuto una punizione adeguata per quello che hanno commesso. E tra l'altro, alcuni pensano che sia stato veramente irrispettoso il fatto che stessero sorridendo alle telecamere quando sono state rilasciate. Io non lo so, ragazzi. Mi sembra strano che non sapessero nulla, però lascia a voi decidere. Il fatto che sorridessero alle telecamere, immaginatevi avere davanti ai vostri occhi una possibile sentenza di ergastolo e per qualche motivo riuscire a pulire il vostro nome e uscire di galera. Sicuramente uno smile potrebbe essere anche una reazione naturale, però questo dipende dalle persone, ovviamente. Però anche il fatto che magari realmente non sapessero quello che stesse succedendo è una teoria che potrebbe essere vera, cioè nel senso, io mi immagino comunque essere nel mondo dell'intrattenimento, non cercare in tutti i modi di sfondare. Se presenta qualcuno che vi offre un'opportunità, magari siete un po' naif, non capite realmente quello che sta succedendo e accettate di stare a condizioni per cose di cui realmente non vi rendete conto di cosa state facendo. Quindi, secondo me, diciamo che è una storia che racchiude molti misteri e non so realmente che cosa sia successo e probabilmente non lo scopriremo mai. In ogni caso, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un mi piace e noi ci vedremo ancora questa settimana con un altro video True Crime. Vi aspetto, mi raccomando, su questo canale. Un ciao da Sebastiano.